prova che parte i contestanti, come detto, segno per questa categoria di prima gara, ritornano in campo un po' i tempi, quindi qui competente, perché solamente più di 8 tempi migliori su tutte e quattro le batterie che disputeremo avranno diritto ad approdare direttamente alle semifinali di questa prova sul giro sprint. Due atleti a comporre la prima, Cavelli e Barini, li vediamo uscire in curva in questo istante, pronti per la sprinta conclusiva e chiudere la loro prestazione, la loro prova con tempo di riferimento. Quindi una batteria composta da due atleti, anche la sponda. Parte adesso la prova per questi concorrenti che rappresentano per noi la batteria numero 2. Allungasi dalle primissime battute ben cosciente che non è piazzamento all'interno della propria batteria, ma il tempo a determinare il superamento del turno, lunga dicevole, la concorrente del quale partiva venuto Ceola Riccardo, che vediamo proiettarsi verso il tre quarto e chiudere con un tempo. Tutti presenti all'appello, i concorrenti della batteria numero 3, vediamo la finalità che vedere la selezione di Giulini allo spino della campana dello giro sprint per totalizzare il tempo di passo, sono i primi 8 tempi di passi che garantiscono a chi riuscirà a totalizzare il superamento di tutti gli accessi diretti di questa prova di calcio. Siamo già agli imbattuti conclusivi, vediamo il tempo di riferimento sono 31 e 42. Bella partita anche per la batteria numero 4. Equilibrio e vivo in questo momento un like, vediamo di una gara per il futuro e sarà il quartetto di concorrenti che sta prima a fare la curva per l'ultima volta prima della rete di video inclusivo. Siamo alla velata finale, ribadiamo l'importanza dei tempi e qui si chiude con un tempo di 31 e 10. Bene la partenza per la semifinale numero 1 che viene impegnata sul centro della partita. Siamo alle battute conclusive, si è fermato un concorso quartetto, quindi l'arrivo per tre atleti in questo momento. Che... alla testa si porta c'è grande alternanza alla guida di questa semifinale, ma ci sembra che Sponti potrebbe prevedere il segno del motivo che è stato sopravvissuto in questa fase proprio poco prima dell'ingresso in curva. Vediamo la velata conclusiva per questa seconda semifinale di grande equilibrio, siamo allo sprint conclusivo e l'arrivo si traguarda in questo momento che chiude anche. Parte con la Reno d'Italia di questa seconda finale in programma quest'oggi, alla parte della quale si pone in questi primi mesi con come funziona l'economico della polisportiva di Augusto. E lui a dare i tempi, a guidare il quartetto in carica di concorso, ha guadagnato un leggerissimo ma super prezioso margine di vantaggio, ma sta subendo l'attacco che viene portato alle provie. Siamo all'altra finale, siamo allo sprint di Giunti, ed ecco l'arrivo sul traguardo anche per questa splendida finale che c'è stata.